Sfidando il freddo e la polizia, per la quarta volta in una settimana decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Budapest per manifestare contro la riforma del lavoro, una riforma che porta a 400 ore il limite degli straordinari in un anno, rendendo così di fatto la giornata lavorativa di 10 ore. Inoltre riduce le tutele dei lavoratori e ridimensiona il ruolo dei sindacati. Una legge durissima, tanto da essere stata ribattezzata legge sulla schiavitù. Il premier Orban ha detto che in questo modo si potrà guadagnare di più, ma i lavoratori chiedono di aumentare i salari e non l'orario di lavoro. Paradossalmente l'Ungheria, che ha sigillato le proprie frontiere, ha bisogno ora di mano d'opera e non potendola avere dall'estero deve chiedere di più a quella che ha in casa, soprattutto a quella impiegata nelle fabbriche delle grandi case automobilistiche tedesche. Questa ragazza ha 26 anni, studia sociologia, dice che c'è un malcontento che sta crescendo nella società ungherese e che qui non c'è solo rabbia e frustrazione, c'è soprattutto una richiesta di cambiamento. Anche questo ragazzo sostiene che in piazza non c'è solo l'opposizione politica, c'è la società ungherese, lavoratori e studenti, giovani e anziani, ed è qualcosa che negli ultimi 8 anni non era mai successo. E in effetti manifestazioni come questa, che la polizia contrasta con gas lacrimogeni e manganelli, nell'Ungheria sovranista di Viktor Orban non si erano mai viste, anche perché la protesta riguarda un'altra legge appena approvata e anche questa molto controversa, quella che introduce un sistema parallelo di tribunali amministrativi che si occuperanno essenzialmente di pubblica amministrazione, quindi di temi anche molto delicati come la legge elettorale, la corruzione e il diritto di manifestare. Questi nuovi tribunali affiancheranno quelli ordinari già esistenti, ma saranno alle dipendenze del Ministero della Giustizia, quindi del governo, quindi di Viktor Orban.